Il Venerdì Santo riserva alla narrazione della Passione secondo il quarto Evangelo il posto principale e la narrazione di Giovanni è molto diversa da quella dei cosiddetti sinottici, cioè Marco, Matteo e Luca, che insistono molto di più su aspetti dolorifici, mettendo in evidenza della passione, in particolare la sofferenza del Maestro. Giovanni no, Giovanni non si sofferma su questo aspetto dolorifico, ma cerca di mettere in luce la gloria, cioè il peso specifico del profeta che va consapevolmente incontro alla croce. E ci sono ben 11 scene nelle quali si snoda il racconto della passione, che sono vere e proprie scene di epifania, cioè di rivelazione. A cominciare dalla prima, che se avete ascoltato è ambientata non nell'orto, ma in un giardino, e già questo dice di un contesto molto più sereno e fecondo, in cui Gesù viene raggiunto da quelli che vogliono incastrarlo. Ma se avete sentito, Gesù appare in tutta la sua presenza, dicendo: chi cercate? Sono io. E di fronte a quelli che stanno per arrestarlo, Gesù manifesta la lucida consapevolezza della sua missione, dimostrando che quello che sta per accadergli non è un incidente di percorso, ma è qualcosa che lui ha scelto liberamente e per amore. A metà degli anni 60 uscì un libretto in tutte le università europee intitolato Caso e necessità, un libretto destinato a colpire profondamente la nostra generazione, più del Capitale di Marx o del libretto rosso di Mao, perché in esso si sosteneva che in fondo l'evoluzionismo lascia supporre che tutto si sia in qualche modo creato sulla base del caso e della necessità. E in fondo è quello che spesso molti di noi ritengono. La nostra è una generazione che ritiene di essere sotto scacco del caso o della necessità, che genericamente chiamiamo destino. Ma Gesù introduce questa novità, per cui in realtà si vive liberamente e per amore. Ed è questo ciò che fa della sua figura in questa galleria degli orrori della passione colui che veramente si impone, non tanto per la sua prestanza fisica, ma per questa sua libertà che sovrasta la piccineria degli uomini. E c'è poi un'altra scena che ci colpisce, quando Pilato mostra questo uomo rivestito del manto di porpora dicendo: ecce homo, ecco l'uomo. Queste parole dell'inconsapevole Pilato ci dicono chi è l'umanità per Dio. L'umanità che è nata dalle mani di Dio è quella che a noi è data di comprendere e di intuire nella persona di Gesù di Nazaret. Lui è l'uomo, non l'uomo possente, violento, forte, ma l'uomo disarmato che tuttavia procede in avanti. E l'ultimo particolare della passione, tra i tanti che si potrebbero mettere in evidenza, è laddove si fa riferimento alla madre. I sinottici non parlano di Maria sotto la croce, parlano genericamente di donne. Solo l'evangelista Giovanni parla della madre, alla quale Gesù morente si rivolge con quelle celebri parole: donna, ecco tuo figlio. E annota l'evangelista, da quel momento la prese con sé.
che non significa, come qualche volta abbiamo un po' sbrigativamente ritenuto, che Giovanni se l'è portata a casa e Maria ha vissuto per sempre con lui ad Efeso, ma significa piuttosto, stando al testo originale, che Giovanni la prese tra le sue cose più preziose, perché Maria è la madre, ed è la madre della Chiesa, non soltanto del figlio, perché è il figlio che in quel momento fa nascere la Chiesa. Ed è importante allora che cogliamo questo aspetto della Chiesa che è madre. Noi che spesso della Chiesa abbiamo talora un'immagine stereotipata, come di un'istituzione, di una struttura, peggio ancora, di una risorsa economica, mentre sempre di più la Chiesa di oggi sarà una Chiesa fatta di pochi, consapevoli e determinati credenti, che però avranno sempre questa consapevolezza che è solo attraverso la Chiesa che si crede in Dio. Come già diceva un grande scrittore come Agostino, non può avere Dio per padre chi non ha la Chiesa per madre. Perché è così. Anche noi, se non avessimo avuto la ventura di conoscere la Chiesa e di entrare a farne parte, il Signore Gesù probabilmente non l'avremmo mai incontrato. Giovanni ci offre quest'ultima perla che ci restituisce un uomo, il figlio di Dio, che sulla croce non si auto commisera, ma sta già pensando a chi nel suo nome percorrerà le strade della storia.